Il dubbio rimane: possibile trattare un tema importante come la salute mentale al Grande Fratello VIP, senza banalizzarlo, e senza fare più male che bene? La decima puntata del reality di Canale 5, dominata dal ritorno di Marco Bellavia, non ha saputo andare oltre i commenti superficiali sull'argomento, riducendo il crollo dell'ex volto di Bim Bum Bam mentre era nella casa a un problemino momentaneo. Ciononostante, il conduttore G, il vincitore morale dell'edizione, stato accolto con grande affetto in studio e da chi commentava sui social, anziché pretendere le scuse degli altri concorrenti, colpevoli di comportamenti vergognosi nei suoi confronti, ha porto l'altra guancia e ha infine colto l'occasione per impartire una sonora ramanzina chiedendo loro di proseguire il GF in modo più costruttivo, visto che lui ormai fuori da un gioco che ho sognato per 22 anni. Tutti l'hanno ritrovato in gran forma, lui si preso la sua rivincita, penso di aver vinto la mia personale gara, fuori ho trovato tanta solidarietà e tantissima gente. Bene per lui. 21 ottobre 2022, 9:58, diritti d'autore, riproduzione riservata.